Pasquale ha poco da dire, perché quello che è stato detto dal collega non fa una grinza sul piano perlomeno interpretativo di questa vicenda, che è stata per molti versi, io credo, allucinante, perlomeno per me avvocato che crede in certi valori fondamentali della società e della giustizia, ma probabilmente eravamo e siamo ancora in un clima nuovo, di nuova applicazione di un sistema che è molto ibrido, ma che ha alla base e continua ad avere una voglia di inquisitorietà che non è mai stata cancellata, forse dall'animo di ciascuno di noi. E si parla di innocente fino a che non vi sia una sentenza definitiva, quindi una presunzione di innocenza. Io credo che in ciascuno di noi alberghi ancora, non si sa perché, forse perché ci sono molti misfatti, una presunzione di colpevolezza. Cioè, nel momento in cui noi ci atteggiamo a difensori di questo principio fondamentale, forse nell'animo nostro esiste sempre questa remora: ma questo è stato arrestato, probabilmente un uomo che ha commesso il fatto, forse lo ha commesso. Nel caso di Pacciani era un uomo che aveva subito delle condanne piuttosto antipatiche per dei reati che voi sapete, e quindi è un uomo che si presenta all'opinione pubblica, non soltanto all'opinione pubblica ma anche al magistrato, in un certo modo. Al di là di queste considerazioni che hanno e lasciano il tempo che trovano e lasciano il tempo che hanno, io credo che il problema di questo processo è un problema abbastanza serio, ma non è un problema che investe soltanto questa vicenda, è un problema che investe un po' tutti i processi attuali di questo periodo devastato un po' da tante cose, io credo, perché abbiamo perso il contatto con la realtà giuridica, con certe concetti fondamentali, principi che devono albergare una società civile, e l'unica cosa che mi allieta, mi fa sperare, è che il sistema ancora prevede l'errore, è catalogato l'errore giudiziario attraverso la possibilità di un appello, di un ricorso per Cassazione e poi anche di una revisione. Purtroppo, e questo così serpeggia nell'ambiente specialmente della magistratura, si vorrebbe ridurre il giudizio di merito per consentire un unico giudizio di merito e un giudizio di legittimità, e questa sarebbe una grossa iattura per il cittadino, una grossissima iattura. Si parla di ridurre il giudizio di merito da 2-1 rispetto agli attuali e rispetto all'attuale, perché c'è gran lavoro e quindi non si riescono a smaltire i processi, e perché purtroppo molte volte la Corte Suprema, ma anche i giudici di merito, dichiarano le prescrizioni. Ma la prescrizione è un istituto del nostro sistema processuale, anzi sostanziale, sicché mi pare che sia un istituto che è previsto dalla legge, previsto dalla Costituzione. O non andiamo un po' a discutere di cose che forse di cui io non sono all'altezza, però credo che anche in questo momento, è una mia idea forse errata, possiamo veramente assistere ad una situazione anomala, quasi che, io devo dire, i famosi terroristi hanno sicuramente vinto, creando una serie, il terrorismo ha vinto, creando una serie di normative che sono normative che eliminano completamente la libertà. La libertà è che viene eliminata attraverso dei meccanismi giudiziari, dei meccanismi investigativi, che sono meccanismi investigativi non della nostra civiltà giuridica. Tornando alla vicenda di cui si discute, purtroppo, e di cui noi dovremo discutere anche in futuro, io devo innanzitutto ringraziare il professor Bruno, che mi è stato di ausilio in maniera particolarmente attenta e anche preziosa nel processo penale. Però il professor Bruno, come tutti i testimoni della difesa o coloro che avrebbero dovuto darci, fra virgolette, una mano, sono stati inascoltati, addirittura su taluni si è fatta anche della ironia,
non certo sul professor Bruno, ma si è fatta dell'ironia ignorando che coloro che avevano sostenuto, per esempio, nel processo, nei vari processi che si sono svolti prima, cioè nei processi indiziari, giudice istruttore, quindi vecchio codice di procedura penale, c'erano stati dei professori universitari che avevano, per esempio, descritto quale potesse essere il tipo d'autore, non soltanto dal punto di vista psicologico di questi misfatti, ma anche dal punto di vista fisico, della statura. Questi professori, ed è stata una cosa penosa vederli, hanno tutti ridimensionato nel corso del procedimento il loro elaborato peritale, ma forse non era 1,85, forse era 1,64, 1,65. Insomma, tutto è stato ridimensionato nonostante la difesa facesse quello che era giusto fare, cioè contestasse queste loro dichiarazioni fatte in antico, cioè nel 1982, 83, 84, 85, quando cioè erano stati incaricati dai magistrati di allora a fare delle indagini ipotetiche, perlomeno sul mostro, sul famoso mostro. Al di là di questo dato, che può essere soltanto, può dare uno spunto di critica non esacerbata nei confronti di questi signori, voglio ricordare come queste nuove emergenze indagative da parte del dottor Lavorino e del professor Bruno siano importanti, non tanto, io credo, per ribaltare completamente un sistema di prove o una serie di prove che nel processo non esistono, assolutamente, credetemi. Ci sono tre indizi soltanto in questo processo e sarebbero costituiti dal blocco da disegno Schizzenbrunner e nei motivi di impugnazione abbiamo detto, ma l'abbiamo detto già prima, che questo blocco non poteva assolutamente essere di quel povero ragazzo che era stato ucciso. Questa cartuccia che stranamente si è infilata a mo' di lombrico dentro un paletto di vigna, vabbè, non si sa come, che fu scarrellata da una pistola che avrebbe dovuto sparare nel giardino, non dei Finzi Contini, ma nel giardino del Pacciani, avrebbe dovuto sparare a una coppia che evidentemente si stava appartando nel suo giardino, e poi questa dichiarazione del signor Nesi. Questa dichiarazione del signor Nesi che ha una valenza, una portata accusatoria, perlomeno assume nel processo e comunque nella sentenza una portata accusatoria di rilevante importanza per l'estensore della sentenza e per la Corte d'Assise. Cioè, cosa si dice? Si dice questo. Si dice che questo testimone che veniva dalla strada degli Scopeti, è una strada che parte dalla via Cassia, sale strada degli Scopeti. Sulla destra di questa strada degli Scopeti ci sarebbe questa specie di piazzale dove stava la tenda con i due francesi. Questa stradina a un certo punto va a impattare, diventa normale, ad un'altra strada, cosiddetta via di Faltignano. Scusate se vi dico, se no non si riesce a comprendere il perché di questa importanza, della importanza di questa testimonianza. La costruzione accusatoria, anzi la costruzione della sentenza, è questa. Pacciani, con un'altra persona, si sarebbe portato con la sua macchina, per non passare da questa strada molto trafficata, va bene, si sarebbe portato in un'altra strada, in questa strada che era normale. A 600 metri da questo incrocio, lui si sarebbe fermato, avrebbe lasciato la macchina, sarebbe sceso nel bosco per arrivare al posto dove c'erano questi tedeschi, questi francesi, sarebbe sceso nel bosco con una pila a una certa ora e sarebbe arrivato lì, avrebbe ucciso queste persone e poi sarebbe tornato indietro. Si dice nel processo, e questo è un dato direi incontrovertibile perché accertato dal punto di vista probatorio, che per scendere da lì e per arrivare da questa stradina, arrivare nel bosco nottetempo, arrivare su questa piazzola, si impiega circa un'ora e un quarto. Un'ora e un quarto, poi si uccide, si escinde il seno, si escinde il pube, si prende di questo seno un pezzettino, un lembo, tipo un fracobollo del seno della fanciulla, dall'interno, con una capacità e una manualità particolarissime, la capacità
di escindere il seno, ma non soltanto, ma di togliere questo pezzettino di seno all'interno, quindi doveva restare integra la struttura, la morfologia del seno, l'interno si mette, si inserisce in due pezzettini di plastica, è vero professor Bruno, senza un'impronta digitale. Questi pezzettini di plastica vengono inseriti a loro volta in una busta già confezionata, non esiste saliva che chiude le linguette della famosa busta, ma esistono questa busta è chiusa con del, mi pare, UBU o qualcosa del genere, e addirittura anche il francobollo non è lavato oppure attaccato con la saliva. Quindi persona che capisce, che sa benissimo questa persona, che qualora si fa un'indagine su questo lembo di lettera, si vede, si scopre perlomeno, quantomeno si scopre il gruppo sanguigno. Niente di tutto questo. Questo signore che era sceso un'ora e un quarto, aveva colpito, era ritornato, aveva fatto tutto questo lavoro, era ritornato indietro per un'altra ora e un quarto, un'ora e mezzo, poi avrebbe preso tutto quello che aveva asportato a questa povera disgraziata, e da lì sarebbe passato e visto dal signor Nesi. Come l'avrebbe visto? Perché questo è allucinante, la ricostruzione è allucinante. Il Nesi è in salita, c'ha le luci che proiettano verso la strada, verso questo incrocio. Questo signore Pacciani, secondo il Nesi, viene dalla destra, e il Pacciani, che è illuminato, voi lo sapete, avete un'esperienza quotidiana, viene illuminato da questo Nesi, si accorge, quindi riesce a superare i fari, ad inspicere oltre i fari, si accorge che quella persona, che quella macchina, che quei fari appartengono a una macchina che è appunto guidata da questo Nesi. E il Nesi viene la seconda volta in udienza a dirci: lui non mi ha salutato l'altra volta perché sapeva che io lo avevo visto. Questo è scritto nella sentenza. E quindi io qui devo dire che lui è sicuramente la persona che io ho visto quella sera alle ore 10. Quindi alle ore 10 io ho visto questa persona, lui sapeva che io l'avevo visto, non so come avesse potuto vederlo, perché non era possibile, e questa persona è la persona che sicuramente passava da lì. E la corte d'assise costruisce, attraverso un'ora e un quarto, un quarto d'ora perlomeno per ammazzare, 10 minuti, che si ammazza una ragazza. Bacciani ha 60 anni nell'85, si ammazza una ragazza, ha già due infarti, si uccide, si spara. Esce un ragazzo di 27 anni, 1,72 m o 1,73 m, Pacciani è 1,68 m, 60 anni, basso, tarchiato, corpulento, due infarti. Questo ragazzo viene colpito con un primo colpo difendente alla testa, tre colpi dietro, e poi viene buttato lì contro, verso un cespuglio, con i piedi in su e la testa in giù. Pacciani fa tutto questo. Non solo, dopo aver fatto questo, mette questo lembo di seno dove vi ho detto e ritorna indietro, e poi viene visto dal signor Nesi. Viene visto dal signor Nesi alle ore 22. Io ho finito. Alle ore 22, quindi, l'uccisione di questi poveri disgraziati sarebbe certamente avvenuta verso le 8. Ma devo dire di più. Se io sono il mostro di Firenze e voglio andare a uccidere, è chiaro che prima di andare ad uccidere devo verificare se esistono queste vittime future. Quindi io passo dagli scopeti, vedo, mi accorgo, mi rendo conto che ci sono questi due disgraziati, me ne vado lì, secondo la costruzione che fa la sentenza, a 600 metri da questo incrocio, comincio a scendere, quindi faccio un'ora e un quarto a scendere, e poi uccide, e poi un'altra ora e un quarto a salire, quindi tre ore circa. Se lui fu visto alle 22, è chiaro che questi poveri ragazzi, secondo la costruzione della sentenza, erano morti alle ore 8.
Però questi ragazzi sarebbero stati visti, secondo questi testimoni, addirittura alle 9:30, 10:30, che mangiavano tranquillamente a Cerbaio. Quindi vedete le costruzioni delle sentenze, questo è un elemento indiziante di grossa portata, di grossissima portata. Vedo qua, noto un amico giornalista che mi è stato di grande ausilio, non ce l'abbiamo fatta. Questo giornalista, a proposito di questo indizio, è riuscito a scoprire che la sera di questo omicidio la strada degli Scopeti era libera, però la superstrada non era, come diceva il Nesi, interrotta. Era una superstrada regolare, l'interruzione era stata fatta 15 giorni dopo. Io devo ringraziare due giornalisti, lui, attuale giornalista del Giorno, ancora credo è vero, e un altro giornalista di Repubblica. L'uno ha scoperto questo dato e l'altro ha scoperto l'autore di quel famoso quadro. Perché i difensori oggi, credetemi, in processi di questo tipo possono fare qualche cosa, cercano di fare tutto il possibile, ma non hanno la possibilità di realizzare una difesa diversa da quella tecnica come dovrebbe essere. Se io avessi avuto a mia disposizione, non dico tutta la SAM, ma metà della SAM, state tranquilli che probabilmente questo processo non si sarebbe neppure fatto. Perché delle indagini... Questo è spaventoso. È spaventoso. Poi capite, non si può assolutamente. È assolutamente impossibile. E c'è la parità fra accusa e difesa. Dov'è la parità? Io sono un uomo, credo, sono un uomo d'ordine, un uomo, mi piace l'ordine nel vero senso della parola, però non un ordine di un certo tipo, mi piace l'ordine corretto, la libertà che venga veramente garantita, diritti prima i doveri, sono un mazziniano, eccetera, però queste cose sono assurde nel nostro tipo di sistema, sono assurde, voi lo capite. Io non vi voglio dire che cosa noi abbiamo sofferto, 7 mesi per quello che lui reputa innocente. E Pacciani è sicuramente un innocente. Comunque in questo processo non esistono le prove a carico di Pacciani. Questo lo dirò fino a quando avrò l'ultimo respiro di vita. Perché non è, non può essere, né dal punto di vista fisico, né dal punto di vista strutturale, fisico e psichico, né perché esiste un elemento nel processo che possa dire questo può essere stato. Si dice i dubbi, qua non ci sono altro che congetture, i tre elementi sono congetture e basta. L'insufficienza di prove si ha quando esistono le prove, qua non c'era nulla, assolutamente nulla e non c'è nulla, io credo. Però noi viviamo, io non sono toscano, sono meridionale, molto meridionale, sono dell'antica Grecia, laggiù. Magna Grecia, viviamo nel Granducato di Toscana di oggi e quindi dobbiamo subire in questa bellissima che ci ha mannito, devo dire, il terrorismo. Queste leggi le hanno volute fare perché purtroppo ci sono stati costoro, hanno vinto costoro, credetemi, hanno vinto, perché è stato stravolto tutto, perché quando una Suprema Corte di Cassazione sostiene e dice, scusatemi se, e poi mi chiedo veramente, che in materia di misura cautelare la chiamata di correo non deve essere riscontrata, sicché è bastevole per mantenere in galera una persona, annullando completamente un 192 del codice di procedura penale, dove si dice che nessuno può essere condannato per indizi, soltanto se gli indizi, quindi bisogna che ci sia l'indizio, e soltanto se gli indizi sono gravi, univoci, eccetera, si può condannare. Una chiamata di correo non è nulla, ha bisogno di essere riscontrata sul piano dell'attendibilità. Eppure noi oggi, in questo momento storico, abbiamo queste cose. Abbiamo questo tipo di giustizia, che è un tipo di giustizia che noi forse intimamente vogliamo, ciascuno di noi lo vuole, purtroppo, perché non vogliamo assolutamente garantire quel principio di autentica libertà che è quello secondo cui l'imputato, fino a che non vi è una sentenza di condanna, deve essere ritenuto innocente. Noi invece abbiamo una presunzione, in ciascuno di noi esiste purtroppo, diciamocelo,
una presunzione di responsabilità, di colpevolezza.